Nei testi di Michel Foucault si incontra spesso una frase. La frase è questa: nella teoria politica non si è ancora stati capaci di fare ciò che invece si è fatto nella storia, cioè tagliare la testa del re. Questa frase significa che noi pensiamo ancora il potere secondo vecchi modelli. Essenzialmente noi pensiamo il potere, secondo Foucault, secondo il modello del sovrano e il modello della proprietà. Il modello del sovrano implica che il potere venga visto come un comando che viene dall'alto. Un comando che viene dall'alto e viene applicato attraverso la legge. Il principio della proprietà comporta invece che il potere venga ritenuto come qualcosa che si possiede, che alcuni hanno e altri non hanno, che si può cedere o acquisire. Secondo Foucault, tagliare la testa del re significa pensare il potere facendo a meno di questi due presupposti. E allora come va pensato il potere? Il potere va pensato innanzitutto secondo un modello reticolare. Il potere è una rete. È sostanzialmente un insieme di azioni su azioni. Si esercita un potere, secondo Foucault, non quando si trasmette un'energia su un polo passivo, ma quando un'azione influenza il campo di altre azioni possibili di altri soggetti. Questo vuol dire esercitare realmente un potere. Tutto il resto è forza, violenza, comunicazione, ma non potere. Da qui Foucault deriva un'altra conseguenza, che il potere, per esercitarsi, deve lasciare dei margini di libertà. In alcuni casi deve crearli. Una delle azioni del potere, e questo è uno dei punti più interessanti delle teorie di Foucault, consiste nel creare libertà. Per potersi esercitare, il potere deve, è costretto a creare alcune libertà presso coloro sui quali si esercita. Il potere è storico. Secondo Foucault esistono modelli, tipologie differenti di potere, perché ogni tecnica di potere risponde essenzialmente a un'urgenza storica. C'è un problema al quale il potere è chiamato a rispondere. Le urgenze storiche alle quali il potere nell'età moderna è stato chiamato a rispondere sono essenzialmente due. Come gestire un numero ristretto di individui in uno spazio chiuso, come gestire una grande popolazione su un territorio molto vasto. Al primo di questi problemi risponde il potere disciplinare, che è la tecnica che permette di gestire un piccolo numero di individui in un piccolo spazio. È la tecnica di potere che permette la produzione, che permette la disciplina nella fabbrica, che permette la disciplina nella società. La seconda tecnica di potere è quella invece che risponde alla necessità della gestione di grandi masse di popolazione. A un certo momento, il processo di creazione dello Stato moderno ha comportato la necessità di gestire grandi numeri di individui, grandi masse. La risposta del potere a questa urgenza è stato il biopotere, il fatto cioè che il potere si occupi della vita degli individui, non tanto del loro comportamento, ma di tutto ciò che riguarda il loro bios, gli aspetti immediatamente vitali della loro vita, la salute, l'igiene, la fertilità, la mortalità. Tutto questo è il campo di un biopotere. Ora, il biopotere sembrerebbe apparentemente avere un'essenza positiva. In realtà non è così, perché Foucault ha anche svelato il lato nascosto, il lato nero del biopotere. Proteggere una popolazione, assicurarne la salute, che è il compito essenziale dei biopoteri moderni, può richiedere, in alcuni casi, eliminare un pericolo o una minaccia rappresentati da una parte della popolazione stessa o da un'altra popolazione.
In questi casi il biopotere si rovescia nel suo contrario, diventa un tanato potere, cioè un potere che in nome della vita è costretto a dare la morte attraverso massacri e genocidi.